Erano da poco trascorse le 10 quando il lungo serpentone di autobus provenienti dal Cilento si è fermato nei pressi della cittadella giudiziaria per raggiungere a piedi attraverso via Nizza la sede dell'ASL. Circa una quindicina i sindaci accompagnati da cittadini, da lavoratori dell'ospedale di Agropoli che hanno gridato vergogna contro la decisione di chiudere l'ospedale. Le tesi della regione e della provincia sono smentite clamorosamente perché adesso riaprono l'ospedale di Scafati. Nocera e Pagani hanno già due ospedali nel giro di 2 chilometri e ora aprono Scafati. Come mai lì i soldi escono e invece nel nostro Cilento noi dobbiamo stare senza ospedale? Evidentemente questa incoerenza fa pensare che c'è qualche cosa che non quadra, che ci stanno dicendo molte bugie e soprattutto ci stanno prendendo in giro. Purtroppo si fa anche un danno economico, perché Agropoli è un centro turistico rinomato in tutta Italia, è alle porte del Cilento e si registrano già delle scarse richieste di permanenza sul nostro territorio, perché la prima cosa che fa un turista quando si reca in villeggiatura da qualche parte è informarsi anche rispetto all'offerta sanitaria e alla difesa della propria salute. Questo purtroppo noi non l'abbiamo potuto più garantire e si registrano già delle grandi difficoltà anche economiche. Chiaramente la Chiesa si sembra a favore dell'uomo, mai come forse in queste circostanze la salute dell'uomo deve essere sempre salvaguardata, difesa, e certe scelte non possono essere comprensibili perché vanno a scapito di un territorio che rende un servizio indispensabile alle nostre comunità, non soltanto Agropoli ma soprattutto il comprensorio che lo circonda. Quindi la nostra presenza anche come Chiesa, le soluzioni di questa vicinanza, questa di solidarietà, a questo diritto indispensabile che è la salute. C'è la variante della statale 18 che porta a Vallo, che è tutta franata, penso che non abbiano intenzione di aggiustarla per adesso perché il danno è parecchio, è franata tutta la strada con queste alluvioni che ci sono state. Le ambulanze quando portano i trasferimenti a Vallo al ritorno hanno grandi difficoltà perché devono fare il giro tutto per le strade interne e quindi specialmente la rianimativa perderà minimo un'ora di tempo per ritornare. E soprattutto noi che facciamo parte di una cooperativa esterna come ausiliari, manutenzione, siamo 60 di noi e rischiamo tutti i licenziamenti. La protesta ha raggiunto anche momenti di forte tensione quando una persona si è sentita male e i cittadini hanno premuto sulle forze dell'ordine per rompere la cordata che impediva l'ingresso all'interno della sede dell'ASL, dove alla fine, grazie proprio alle pressioni dei tanti abitanti che avevano scelto di venire qui a protestare, è stato ottenuto di far entrare i sindaci per un incontro.